Essere passato a salutare, spero vivamente al prossimo anno di vederti nell'arena come solo i grandi giocatori arrivano a giocare qua. Siccome tu ti ho visto costantemente alzarti di livello, a parte gli italiani dell'anno scorso, quest'anno sei entrato nella famosa lobby dei giocatori di A1. Ti auguro il prossimo anno di avere un po' più di fortuna per arrivare ad assaporare il gusto di essere in quelle corsie lì e perché no poi arrivare fino in fondo visto che le possibilità di arrivarci le hai. Grazie a voi e buon proseguimento a questo punto. Ci vediamo spero l'anno prossimo, perché ogni anno c'è un imprevisto, quest'anno fortunatamente sono riuscito a venire a trovarvi. Ciao a tutti. Ciao Andrea, grazie. Torniamo alla partita, vediamo cosa. Un aggiornamento sul punteggio: sono 10 per Giuseppe D'Alterio e 5 per Piero Buonfigli. I punti però a fondo campo sono di Buonfigli: 2 punti, 2 bocce in mano per il giocatore di Coridonia e 2 bocce in mano, se non sbaglio, per il giocatore portacolori dell'Alto Verbano. Applausi per Mirko Savoretti che spara fuori un pallino all'ultimo segno. Vorrei un aggiornamento se dalla corsia numero 2. Ah, 1-0 per Agostini, siamo sempre sul secondo tiro, quindi partita ancora in fase embrionale. Vediamo l'arbitro Gattari Graziano con la misurazione per stabilire di chi è il punto. Infatti vediamo Palma Fabio entrare negli spogliatoi. Il punto è di Giuseppe D'Alterio, al tiro Piero Buonfigli. La sbaglia. Ricordo che Giuseppe D'Alterio ha 11 a terra in questo momento e una boccia in mano ancora da tirare, ultima boccia per Bonfigli, ancora al tiro per cancellare partita, la prende dal verso giusto, mette a terra 3 punti e la boccia del punto dovrebbe essere sola davanti al pallino, ma ora aspettiamo la misurazione dell'arbitro perché sono un po' distante. Giuseppe D'Alterio va a visionare il gioco. Va a visionare il gioco, vediamo cosa deciderà di fare. Ha una boccia corta, volendo da tirare, ha delle bocce vicino all'asse, ma il terzo punto di Bonfigli è un po' vicino al fondo, alla tavola di fondo, quindi si rischierebbe di non passare alzando le bocce sotto tavola. Vediamo cosa decide di fare D'Alterio. Dichiara boccia del punto. La boccia del punto è 2 pezzi con il pallino e quindi vediamo al tiro la sbaglia, Giuseppe lascia 3 punti a Bonfigli che si riporta sotto con 8, segna 8 punti, quindi 10 a 8 in favore di D'Alterio e quindi partita apertissima. Andrea, ti ho visto in public relation. Sì, no, vi voglio aggiornare su Agostini Savoretti, 1-0 per Agostini. Savoretti in un momento di difficoltà con l'ultima tira pallino per buttarlo fuori e lo centra, il pallino va, schizza sull'altro campo, si salva da 4 punti per Agostini, quindi il risultato sul campo numero 2 è Agostini 1, Savoretti 0. Sì, Giorgio, vedi sul palco Simone Rossetti e Luca Capponi, prima c'era anche Leonardo Stacchiotti, quindi i ragazzi terribili di San Buchetto oggi sono vestiti con il colore giallo canarino dello staff, perché purtroppo questa mattina è andata male. Ieri sono stati tutti protagonisti nella gara di Porto Recanati, sembrava una gara sociale per loro, perché erano 7 giocatori di San Buchetto della categoria A entrati nella fase finale. Oggi però sono tutti qui a gustarsi il pallino d'oro perché questa mattina hanno terminato le loro partite piuttosto presto.
Altro errore al tiro per Bonfigli, che in questo momento è in netta difficoltà perché Bonfigli tira la sua terza boccia, cercherà di prendere il pallino con la sua boccia perché è sulla traiettoria. Vediamo se al tiro riuscirà a colpirlo. Lo colpisce, infatti, così è, infila anche la boccia sua, ma rimane largo perché il punto rimane a circa 1,20 m e l'altra sua non arriva neanche alla linea dei 24 metri, quindi un accosto abbastanza agevole anche se a fondo campo per Giuseppe D'Alterio, che ricordo il suo punteggio è di 10 contro 8 per Bonfigli. La boccia è ottimamente indirizzata, anche la forza mi sembra corretta, anche leggermente corta, ma qui è sufficiente fare il punto. Vediamo. Sembra esserci arrivato, infatti così è. Non un bellissimo punto, ma era importante prenderlo. Ora Bonfigli cercherà di nascondersi, ritengo, vicino dalla parte dell'asse, per nascondere il punto, per provare a salvarsi. 10 a 8, vediamo questa boccia. Comunque due bocce in mano ancora per D'Alterio. Sembra ben indirizzata, la boccia prende il punto. Vediamo se si nasconde e rende difficile la giocata ad Alterio. Infatti punto è preso, la boccia del punto è sola, è anche piuttosto difficile da vedere. D'Alterio va a visionare il gioco. Partita che in questa fase finale è diventata più interessante rispetto all'inizio, quando sembrava a senso unico in favore del portacolori dell'Altevorbano. Invece in questo momento Piero Bonfigli non molla, non vuole mollare, anche se è appesa un po' ad un filo. Vediamo cosa vorrà fare Giuseppe D'Alterio. Dichiara il secondo punto è la sua boccia. Dichiara il secondo punto per vedere di far gioco e soprattutto per scoprire il punto. Al tiro la colpisce bene, ma non riesce a caricare il pallino per un non nulla. Il pallino comunque si sposta e va ad attaccarsi con la boccia del punto, quindi due pezzi, un punto a terra per Bonfigli, il secondo punto rimane comunque di D'Alterio, che decide, dichiara boccia del punto. Vediamo se riesce a colpire dal verso, c'è un tiro dal verso da fare, se la prende sono 10 e 2-12. La colpisce bene, verso giusto. Bellissima giocata, presa dal verso, perfetta, fa partita 10-2-12. Grande bocciata per Giuseppe D'Alterio, che ha fatto valere in questo caso la sua classe. Avanti lui. Avanti lui, dovrà vedersela con il vincente tra Di Nicola e Petrelli.